Quando questo video raggiunge e supera i 5.000 mi piace, vi porto sul canale un tour di Fiumicino e un tour di Ostia su dove andare a mangiare. Così, una roba leggera. Bella a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo super video sul mio canale YouTube. Io sono Matteo Di Cola e sono bloccato in mezzo al traffico di Roma sotto la pioggia. Cioè stiamo andando tipo a mezzo all'ora da 25 minuti. Oggi sto andando a prendere Matteo, il mio caro amico della Sardegna, che sapete che ogni volta che viene a Roma si spacca di cibo. E quindi per lui oggi ho preparato una challenge, ovvero 10.000 calorie, 10 pasti in 10 ore. Per farvi capire quanto siamo fermi in mezzo al traffico, riesco a fare anche colazione. Le prime calorie che prenderò oggi sono queste: un lattuccio al cioccolato. La cosa divertente è che a Matteo ho detto semplicemente che avremmo girato un video e che doveva prendersi del Gaviscon stamattina, ma noi ho detto che video, quindi adesso voi vedrete la sua faccia quando gli spiegherò la challenge di oggi. Sarà divertentissimo. Lo sai che video giriamo oggi? Io non mangio per 24 ore? No, 10.000 calorie challenge, 10 pasti in 10 ore. Quindi dovrò farmele tutte da solo, insomma. Esatto. Il primo posto dove mangeremo oggi è Spigadoro Bakery ad Acile, a via Umberto Lilloni. Abbiamo qui con noi Federico. Mi servono due delle cose più caloriche che tu hai sul banco. Una dolce e una salata. Le più caloriche. Fritte, rifritte, quello che ti pare. Ma questo... Che cos'è? Allora, questo è casareccio con melanzane, porchetta, maionese e rughetta. Ma è gigante! E c'è l'olio sul pane sopra, ovviamente. C'è l'olio sul pane. Porca vacca! Ok, è gigante. Ovviamente questa è per digerire. Ragazzi, ho preso in mano per fargli una foto e questo è il risultato. Ragazzi, io Spigadoro Bakery lo definisco il paradiso delle farine. Mamma mao, che bestia di Satana. Guarda qua, inizia male sta giornata. Non mi entra tutto in bocca. Mamma mia, è buonissimo. È una delle cose più unte buone che abbia mangiato quest'anno. Spaziale. Mamma mia. E insomma... Com'è? Cioè io vado al bagno a lavarmi le mani e tu mangi? Non è normale, raga, non è fottutamente normale sta roba. Bella, è tipo un grattacielo di goduria. Ovviamente ragazzi noi stiamo mangiando la stessa metà, eh. Questa è in tonza perché poi incartiamo via quello che non mangiamo, lo portiamo via e lo andiamo a regalare, diamo in beneficenza, giusto? Che cos'è questo? Che cos'è? Questo è un pangocciole, sì? Con dei mini pangocciole. Eh beh, certo. Con Nutella e granella di pistacchio. Ah, certo. Questo credo che faccia tipo 1000 calorie da solo tutta sta roba. Non è bello. Un po' di sano stretching. Troppo buono. Questa pizza con la mortadella è da 10. Ragazzi, ho paura. Comunque c'è una quantità di zucchero a velo immonda. Vabbè, io gli ho detto le cose più caloriche che c'aveva. Ma poi c'hanno 3 diti di Nutella. Madonna, che buono. È sofficissimo, frate. Ma sì, facciamo un miscuglio in bocca di porchetta, melanzane, Nutella. Io pensavo che già il pangocciolo industriale fosse a un livello altissimo, questo è... è assurdo. Abbiamo provato il livello del pangocciolo a casereccio. Esatto. Ok, ci facciamo una doccia e andiamo al prossimo locale. Matteo, ragazzi, non ha mai provato Rustichelli l'originale. Quindi eravamo qui in zona e ora entriamo e mangiamo qualcosa. Later. Ovviamente, ragazzi, una ciambellina andava presa. Guardatela, è sufficissima. Super fritta, piena di zucchero. Mamma mia, che profumo. Oh. Non tutte le ciambelle escono col buco, tranne quelle di Sergio. Benissimo. Super soffice, guarda qua. Mamma mia. Mamma mia. Ragazzi, Rustichelli non è un cornetto, è il cornetto di Fiumicino, di Roma, del Lazio, non lo so. Dentro spacco, esco, ciao. Fantastico. Nei loro cornetti non mettono poca Nutella, né tanta Nutella, mettono la Nutella giusta. Quel velo che gli dà dolcezza, non nausea, esalta tutto il cornetto perché fanno un impasto speciale proprio. Oltre 50 anni che fanno i cornetti. Il nostro terzo locale, ragazzi, sarà Sergio Spai Rustichelli, a due passi da qua. Siamo arrivati, Matteo, finalmente mangiamo qualcosa, sei felice? No. Ragazzi, la nostra parte salata della colazione è lei, una pizzetta con impasto super crunch, mamma mia, con zucchine, mozzarella e pancetta. Vai, Matteo, fai l'assaggio. Ah, sì, uomo, brucia? Cazzo, se brucia. No, comunque, buona. La zucchina... Ti piace? Brucia fortissimo, ma è buono. Vediamo la bicicletta.
e ci spostiamo al prossimo locale. Ovviamente se ti trovi a Fiumicino e non passi a ingerire calorie buone da Pizzeria Sancho sei un coglione. Quindi siamo da Pizzeria Sancho e stiamo per mangiare della ottima pizza. Io e te in teoria tra 10 minuti avremo un pranzo, te ne rendi conto? E quindi per spezzare la fame siamo qui ragazzi e stiamo andando con porchetta in crosta di patate, fettina panata, fritta ovviamente con insalata ricci e maionese. Wow! Mamma mia. Scrocchia. Da 1 a 10? 11. La marogna con l'insalata riccia. Il grassoso della maionese. Una fettina panata. La vita. E qui abbiamo la pizza lasagna, ragazzi. Guardate qua. Questa praticamente è una margherita spaccata e ripiena di ragù, besciamella, una valanga di parmigiano. Tu non l'avevi mai mangiata? No. E lui ce l'ha portata direttamente proprio adesso, appena sfornata. È quasi top quanto la pizza al tonno. Ok, tutto dire. Questo video sembra effettivamente pesante. Lo è, ma non ci tiriamo indietro. Ci stiamo facendo incartare anche gli ultimi due pezzetti di pizza che non abbiamo mangiato e ce ne andiamo direttamente da Cacio e Pepe a Isola Sacra. Ragazzi, ci andiamo a sparare una super mega iper carbonara. Ma vi dico una cosa, praticamente noi oggi stiamo girando questo tour tra Fiumicino e Ostia e mi chiedo, soprattutto voi che siete di Roma o voi che venite da fuori, che tanto comunque queste zone le bazzicate, vi andrebbe di vedere un food porn tour per Ostia, un food porn tour per Fiumicino? Non lo so, facciamo così, fatemelo sapere nei commenti e quando questo video raggiunge e supera i 5.000 mi piace, vi porto sul canale un tour di Fiumicino e un tour di Ostia su dove andare a mangiare, così, una roba leggera. Ora io salgo in macchina, ce ne andiamo da Cacio e Pepe. Siamo arrivati da Cacio e Pepe ad Isola Sacra. Potevamo cominciare qui da Cacio e Pepe se non con un fritto romano, ovvero supplì amatriciana, supplì a vacchio che le patate, supplì Cacio e Pepe, supplì carbonara. Vai, tutto te. Oh. Amos. Mamma mia. Madonna. Guarda qua. Tiè. Madonna. Che bestie. Ok, ora ne assaggiamo qualcuno. Nel frattempo lo sai che stanno arrivando i primi, vero? Io assaggio la matriciana, ragazzi. Assaggiamo. Ciao, se non lo seguite, link in descrizione. Dai, non ti è bisunto. Tanta roba. Sì, ragazzi, sì. Beccatevi sta carboneira. La cremosità, il guancialotto croccante, una valanga. Poi saranno due etti di pasta. Assaggio time. Mamma mia. Quanto qua. Direttamente dalle mani dell'oste. Cremosissima. Un pazzesco. Questa la mangiamo tutta. Ok. Matteo, questo è l'ultimo primo, te lo prometto. Perché quei fettuccina, carciofi, guanciale, pecorino. E assaggiamolo, dai. Pazzesca, è super cremosa. La pasta è fatta in casa loro. Era buona, senti proprio il dentino. Non è una malanga di condimento. Siamo un po' in ritardo e tira un po' di vento. Direzione Ostia. Non vediamo, ragazzi, un'altra osteria. Un'altra osteria, oggi ci spacchiamo, cazzo. Siamo arrivati al sesto locale di questo nostro tour. Dalla Fraschetta alla Romanella, che tu ben conosci, amico mio, perché è uno dei primi locali dove tu hai fatto foto. È uno dei primi locali dove qui Matteo ha fatto formazione. Quindi è un locale che occupa un posto nel suo cuore. Tra l'altro, comunque, entriamo e mangiamo. Mio caro Matteo, abbiamo qui, devi sapere, niente popò di meno che il supplì aglio olio e peperoncino. Spaccalo, uomo. Lo senti il piccante che esce, lo senti? Assaggialo. È bollente. Oh, con tutta sta roba fritta che si stava a mangiare, secondo me niente supera me 10.000 calorie, non te voglio dire. Buonissimo, perché sente tanto l'olio, poco il peperoncino ed è il gusto che io ricerco anche nella pasta. È equilibrato. L'aglio olio è una delle paste che vi faccio più spesso perché è facile. Però allo stesso tempo devi saperla fare. Io mi risparmio sul supplì, raga, perché voglio mangiarmi loro. Ravioli ripieni di porchetta con crema al formaggio, quindi crema al parmigiano, con crema burro e parmigiano, noci e salvia. Porco due! Ok, ragazzi, assaggio del raviolozzo. Raga, io ve lo giuro. Raga, voglio detto. Fatemi un favore, prendete la macchina, Ostia, via delle Fiamme Gialle, entrate alla Romanella e ordinate questi. Mi sento male. No, fanno schifo, li mangiamo.
Ma non so. Ragazzuoli miei belli, pappardelle al ragù di cinghiale con il pomidoro, ovviamente, con la classica foglia d'alloro, perché qui super tradizionali. Stai a chiamare l'ambulanza, stai a chiamare, che stai a fare? Vabbè, l'assaggio, eh. Lavora quanto so, doppie ste pappardelle. Palese che mi sporco. Però è buonissimo. Cioè non si sente per niente il sapore di cacciagione. Cioè non so come spiegarmi. Selvaggino. Esatto. È estremamente delicato. Come fa una pappardella a ragù di cinghiale ad essere delicata? Non lo so. Chiedetelo a Sandro Lost. Che bello il vento, il freschetto, l'aria de mare. Però è bella pure Roma. E quindi adesso si va a Roma, ragazzi. Si va a mangiare un po' di pizza in teglia, un po' di pizza a tranche, un po' di... Il nostro settimo pasto sarà, come vi avevo promesso, una pizza in teglia, che in realtà è una pizza al trancio, che però in realtà prima prendiamo dei supplì. Vabbè, comunque siamo a Viale Eritrea da Pomò. Ok ragazzi, iniziamo con un po' di frittini perché fanno bene e ci aiutano nel nostro calcolo delle calorie. Stiamo salendo, che cosa abbiamo qui? Amatriciana e carbonara. Qua abbiamo una super pizza in teglia con base rossa, bufala, pomodorino d'Atterino rosso e giallo. E questa è lei, questa è la pizzetta rossa classica romana, fatta con lo strutto dentro, guardate qua. Sei uno struttone, dammi un po' qua. Vai, spaccalo. Eccolo qua, molto carino. Andiamo veloce in sciocchezza. Vai. Ah, questo fa la sua propria figura. Super carbonaros. La difficoltà nel supplì alla carbonara è mantenere la crema. Devo dire che ce l'ha. Questo sembra che sia uno spaghetto senza il fritto. Io assaggio quello amatriciana volentieri. No, è buonissimo, se non ti dispiace. Vado direttamente anche con questa. No, super unta, bella oliosa, ottimo impasto, bella fresca. Ok ragazzi, andiamo via da Pomò e stiamo andando proprio dietro l'angolo. Infatti credo che andremo a piedi, perché un bel panino del Limerick ci sta veramente bene in questa corsa alle calorie. Ragazzi, abbiamo qui il panino in questione. Hamburger da 180 grammi, maionese alla alapeño, cheddar più Monterey Jack, che è un formaggio bianco affumicato, crispy bacon e rucola. Guardate che... Yeah! Lo devo mangiare. Vieni qua. Ecco due. Perfettamente equilibrato. C'è tutto. La marognola della rucola, il croccante del bacon, il grasso dell'hamburger. Poi gli date il piccantino con la maionese. No, sto bacon. Ok ragazzi, anche dal nostro ottavo locale abbiamo concluso. Salutiamo il Limerick e stiamo andando direttamente a mangiare del sushi. Matteo, posa quel panino. Fatti incartare quel panino. Bravo, dobbiamo andare a mangiare del sushi, si fredda! Quindi ragazzi, ci troviamo da Taco Sushi. Io non so come farò, però, cioè, sono qua e mi sta venendo voglia di mangiarlo. Che ti sono dico? Sono combattuto perché che... non ho spazio, cioè tipo il cardias mio era in verticale. Qui abbiamo un po' di maghi, un po' di gunkan, un po' di uramaghi, un po' di cosette, ne stanno arrivando delle altre, quindi... Che comunque siamo qui da Taco anche perché sto facendo dei super reel per il mio canale TikTok. Che se ancora non seguite, trovate il link in descrizione. Venitevi ad iscrivervi al canale TikTok perché escono un sacco di mangiare, un sacco di ricette, un po' di cose che sul tubo non porto. Ragazzi, io ho le bacchette in questa mano, ma questo lo mangio comunque con le mani. Resta uno dei miei piatti preferiti di Taco. Spaziale. Per questo ho bisogno delle bacchette. Altro top 3 dei miei piatti preferiti di Taco. Allora, loro utilizzano un salmone che non fa invidia ai sushi alla carta. Ve lo dico, è pazzesco. E quindi quando vengo qui mi spacco di salmone. Infatti anche in questo gunkan c'è il salmone. E poi di teriyaki se la merita. Io non so come faccio ad ingerire ancora cibo. 9 ore, mi ho fatto 9 pasti. Frate, abbiamo una cena a cui andare e dobbiamo essere lì tra 10 minuti se vogliamo compiere la nostra impresa. 10 locali in 10 ore. Ragazzi, il Taco Sushi è stato un duro colpo al nostro stomaco. Abbiamo mangiato più roba di quella che credevamo di riuscire a digerire. Però cazzo è buono. Comunque, mio caro Matteo, hai detto il sarduccio. Siamo a Via Ostiense per provare quella che è una delle nuove promesse della ristorazione romana. Ragazzi, siamo dai goliardi. Ragazzi, come vi avevo promesso, cucina tipica piemontese. Abbiamo vitel tonnè, bagnetto, tipico bagnetto piemontese con acciughe, battuta di carne a coltello con burratina e granella di nocciole, carpaccio con castelmagno grattugiato a scaglie, finocchi e noci. E questo è un pesto di prezzemolo e acciughe. Ok ragazzi, iniziamo ad assaggiare ovviamente il vitel tonnè. Cioè proprio, secondo me, il piatto per eccellenza del Piemonte. Uno di quelli che viene conosciuto in tutto il mondo.
Ok. La carne è tenerissima, ma la salsa sopra spinta gigante. Ah, buonissimo. La carne si scioglie in bocca, ma io non so come loro l'hanno condita, ma è speciale. Assaggiamo. Fantastico. Ragazzi, ovviamente non potevamo non prendere dei ravioli del Plin e loro, le ravioles della Valvaraita con il Castelmagno. Ok, assaggiamo questi Plin. Sono buonissimi. No, non li assaggiati. Assaggiamo questi. Sono veramente buoni. Cioè, tu hai avuto il coraggio di ordinare il dolce? Hai preso una Persipien rivisitata? Basta, l'ho già detto, basta. No, è il momento di assaggiare la Persipien. È fantastico, perché normalmente io non amo i dolci al cioccolato, perché sanno solo di cioccolato. Questo è dolce, ma è perfettamente equilibrato, esatto. La nostra giornata è giunta al termine. 10 ore e 22 minuti dopo averla cominciata. Come ti senti? Dai delle considerazioni. Allora, devo dire che quando mangiate tanto, dopo dovete bervi un goccio di whisky. Signore e signori, questo video termina qui. Spero che vi sia piaciuto, anche perché, come al solito, se non vi è piaciuto è un problema vostro. Cioè, nel senso, ormai il video l'ho registrato, montato, pubblicato, l'avete anche già visto tutto. E quindi di certo non posso ridarvi 10-15 minuti della vostra vita, ma posso garantirvi che su questo canale usciranno tanti altri video super fighi. E quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché tra 2-3-4 giorni uscirà sicuramente un altro video super figo. Spolliciate fortissimo questo video se vi è piaciuto il genere e fatemi sapere nei commenti se volete che porto qualcun altro a compiere un'impresa del genere. Magari la prossima volta puntiamo, non lo so, tipo alle 20.000 calorie, anche perché oggi credo che tra una cosa e l'altra le abbiamo abbondantemente superate. In descrizione trovate il link del mio profilo Instagram, che sta crescendo a dismisura anche grazie a voi, e quindi ovviamente non finirò mai di ringraziarvi. E trovate anche il link di Unto e Bisunto, la pagina di questo ragazzotto che oggi ha messo il suo stomaco a disposizione. A disposizione. E mi ha fatto fare sicuramente bella figura. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!